Salve ancora amici di Gesra Arabi, sono ancora Nesma. Ahlan biko asdaqana fi Gesra Arabi, ana Nesma tani. Wannaharda hahki lkom haddouta liha alaqa bi ashabna alhayawanat. Zay ma ntou shayfin, amour da. Huwa amour, bas sa'at bibqa eh asabi shwaya. Ismou Shiro. Questo bel cagnetto che ogni tanto è nervoso si chiama Shiro e oggi parleremo un po' dei nostri amici a quattro zampe. Ossia, in questo caso, i cani. Shiro, Shiro, da Shiro. Questo è Shiro. Questo è Shiro. Shiro da kelb, kelb bitea Lusin, bentohti. E il cane, Shiro, e il cane, ecco, monello, shaigeddan, e il cane di mia nipote Lusin. Allora, Shiro è un piccolo cane, come vedete. Shiro, kelb suoyer. Shiro è un piccolo cane. Allora, i cani hanno il muso. Il kelb andohum buz. Il muso, il muso. Il muso di questo cane qui, come potete vedere, di Shiro, è molto lungo. Un muso molto lungo. Yani buzu tawil. Udenu tawil, ha anche delle orecchie molto lunghe, orecchie molto lunghe, orecchie molto lunghe. Ed è piccolino, huwa sughayr, sughayr fa'lan, yani law ahotti idi gambu, huwa sughayr khals. Se metto vicino a lui la mia mano, la mia mano è piccolissimo rispetto a un cane grande ed è, come vedete, yani dell'ua. Shiro è molto coccoloso, dell'ua, coccoloso. Queste sono le zampe, queste qui, le zampe di Shiro, zampe di Shiro, yani riglin. Uè, da wofir, il kelb, kaff il kelb min taht, l'orma della zampa di Shiro, l'orma della zampa di Shiro, e le unghie lunghe, Shiro ha delle unghie lunghe, lunghe unghie. E questo qui è Shiro, Shiro. Saluta. Ciao. Bye bye.